Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Oggi l'editoriale sarà a cura di Don Nicola in occasione della festa di San Luigi in oratorio. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, oggi vi presentiamo la storia di San Luigi Gonzaga. La rubrica verde, dedicata all'orto e al giardino, vi farà conoscere un fiore molto apprezzato nei giardini, sui davanzali e sui terrazzi di casa, il pelargonio, meglio conosciuto come geranio. Sentiremo poi Antonio Giglioli, in arte Sirio, un giovane artista gottolenghese, cantautore di un paio di composizioni. Chiuderà il notiziario la registrazione del Consiglio Comunale di giovedì 17. Le riprese sono a cura di Luigi Cè. Buongiorno e bentrovati. Oggi la nostra comunità festeggia San Luigi Gonzaga, a cui è intitolato il nostro oratorio. È un giorno di festa, un giorno di gioia, ma cosa vuol dire quest'anno poter festeggiare il nostro santo patrono? Si è stati limitati in tante cose, stiamo ricominciando a poterci incontrare. Ecco, penso che i santi ci insegnano proprio questo, che è bello e grande poter vivere la comunione, anzitutto come faceva San Luigi, partendo da Dio, partendo dalla comunione con il suo Signore. Questo gli consentiva di poi poter vivere al meglio tutte le relazioni. Infatti, la nostra scelta domenica sarà proprio quella di incominciare i festeggiamenti con la messa delle 10 in oratorio, nel luogo dove i nostri ragazzi, le nostre famiglie, i bambini possono crescere, condividere e stare in comunione. Ecco, ringraziamo il Signore per la comunione che ci è donata, chiediamo di poterne avere sempre, di poterla ricercare, che questa passi anche a volte attraverso il perdono, e ecco, il perdono reciproco è bello perché è proprio donato, non è frutto del nostro essere bravi o di meritarcelo, ma è sempre un dono di Dio anche questo. Allora ecco, l'Eucaristia è proprio il momento dove possiamo presentare anche magari alcune fatiche che abbiamo incontrato, io come presbitero, la comunità, ognuno nel proprio modo. Ecco che poi la festa prosegue e la comunione dalla mensa eucaristica passa alla mensa della comunità e quindi l'intenzione di vivere un momento insieme, sia come picnic o possiamo sfruttare il verde, possiamo sfruttare i tavoli e passare un momento insieme di fraternità. Si può portare un pranzo al sacco, vi sarà la disponibilità del pane e salamina preparato dai volontari, ma l'idea è soprattutto di poter stare insieme, cosa che quest'anno spesso non abbiamo potuto fare e ora invece ci è consentito. Ed è bello stare insieme, raccontarci, ridere, scherzare. Ecco, questo è il principio dello stare insieme. L'allegria, diceva anche un altro grande santo, San Filippo Neri. Continua la festa di domenica con la possibilità alla sera, alle ore 21:15, di una proiezione del film Il richiamo della foresta, l'apertura la vendita dei biglietti, che poi in realtà sono offerti da uno sponsor, è dalle 20:15, alle 21:15 la proiezione.
Ecco, è una settimana che ci conduce dal santo patrono del nostro oratorio e i santi patroni della parrocchia. Santi Pietro e Paolo, festeggeremo la vigilia dei santi Pietro e Paolo alle ore 18:30 con la messa solenne e il tradizionale scambio dei ceri delle rose tra parrocchia e amministrazione comunale. Domenica 27 ci sarà poi una raccolta per la carità del Papa e alle ore 20:15 con il dottor Dolittle nuovamente il cinema all'aperto, una bella occasione per stare anche qua in compagnia. Sono film adattissimi per i bambini ma gustosi anche per persone della nostra età. Ricordiamo che con la festa patronale vi è anche l'indulgenza plenaria patronale. Si aprono poi le proposte estive, ecco, abbiamo la possibilità di vivere diversi momenti belli, innanzitutto il Grest che si svolgerà dal 23 di giugno, dal 28 di giugno, scusate, al 23 di luglio e abbiamo numerose iscrizioni, siamo contenti per questo, potremo tornare a fare qualche gita in piscina, ma soprattutto tanta aggregazione, voglia di stare insieme e il desiderio che a unirci sia sempre la comunione che lo stesso Dio ci dona. Oltre al Grest vi è una nuova proposta che richiama un po' quello che era il Follest degli anni scorsi, quest'anno si chiama Restate, richiama pure ovviamente il desiderio di vivere bene l'estate, ma anche il desiderio di restare insieme, restare vicini, restare uniti. Il Vangelo ci dice anche restare come il tralcio unito alla vite. Ecco, questa proposta è principalmente di divertimento sano, sport e varie attrazioni per i nostri ragazzi, specialmente quelli che vanno che hanno concluso la terza media e fino a quelli che hanno concluso la quinta superiore. Ecco, poi vi saranno le proposte residenziali riservate quest'anno per i ragazzi maggiorenni. La prima proposta è un campo scuola che si svolgerà dal 31 di luglio al 7 di agosto. Vi invito a contattarmi, avremo diverse occasioni anche qua per stare bene insieme, in comunione, cercandola e chiedendola. Buona estate a tutti, l'oratorio è aperto negli orari specificati sui avvisi e vuole essere casa accogliente di comunione. Me lo auguro per me e per tutti. Buona giornata. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 20 giugno in parrocchiale alle ore 18:30 Santa Messa. Defunti Gervasio Renato e Redana Andrea. Lunedì 21 giugno, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Dorotea, Renato Tenini, Fausto e Celsa. Martedì 22 giugno, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. In oratorio, alle ore 20:30, preghiera di lode e adorazione eucaristica. Mercoledì 23 giugno, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Paschini Alessandra, Laura e Giovanni. Giovedì 24 giugno in oratorio alle ore 18:30 Santa Messa. Defunti Rosa, Nello, Sergio, Rosa Piccinini e Gualtiero Capelloni. Venerdì 25 giugno in oratorio alle ore 8 Santa Messa. Defunto Lazzaroni Don Pietro. In oratorio alle ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. In parrocchiale, matrimonio di Micheletti Francesco
e Massa Maria Francesca. Al cimitero alle ore 20, Santa Messa, defunti Gazza Domenico, Moscardi Franco, Angelo, Caterina, Pierina, Turrini Dante, D'Abellani Caterina, Attilio e Domenica. Sabato 26 giugno in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Fanconi Maria Rosa Breda, Giuseppe, Nadia Manfredi, Olini Angela, Cavagnoli Antonio, Adalgisa Zaninelli. Domenica 27 giugno in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa, defunti Morbini Pietro, Giovanni e Rosina. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa, defunti Morbini Franco, Giuseppe, Annunciata, Battista e Gino. In parrocchiale alle ore 17, Santo Battesimo di Lebran Nicolas e Lucini Ginevra. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti famiglia Rodella Angelo, i ragazzi della quinta elementare. Rimane in oratorio. Apertura bar il venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 24 e la domenica dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 15 alle 22. Mentre il cortile dell'oratorio rimarrà chiuso durante la settimana per il GREST. GREST dal 28 giugno al 23 luglio con possibilità di giornata intera e mensa. E moduli disponibili sul sito del Comune di Cottolengo. Proposte per i ragazzi dalla terza media conclusa alla quinta superiore, iscrizione al bar dell'oratorio o al numero 331-8314-065. Dal 1 all'8 agosto campo giovani in montagna e dal 9 al 15 agosto giovani in cammino, zaino in spalla. Domenica 20 giugno, festa di San Luigi Gonzaga e chiusura anno catechistico. Alle ore 10, Santa Messa in oratorio e a seguire pranzo al sacco in oratorio. E alle ore 21:15, cinema sotto le stelle, sempre in oratorio. Lunedì 21 giugno è in distribuzione il nuovo numero del Redone con il ritiro della quota annuale di abbonamento. Ordinario 15 euro, sostenitore 25 euro. E amico 50. Sabato 26 giugno, la vigilia solennità patronale, Santi Pietro e Paolo. Alle ore 18:30, Santa Messa solenne con lo scambio dei ceri e delle rose tra parrocchia e amministrazione comunale. E domenica 27 giugno, Santi patroni Pietro e Paolo, raccolta per la carità del Papa. E alle ore 21:15, cinema sotto le stelle, in oratorio. Il patrono della gioventù, in particolare di quella studiosa, nacque a Castiglione delle Stiviere, presso Mantova, il 9 marzo 1568, da una famiglia nobile. Dalla madre impara presto a pregare e ad avere compassione dei poveri, mentre il padre vuole avviarlo alla carriera militare. All'età di 7 anni avviene quella che più tardi il santo definirà la sua conversione dal mondo a Dio. Sentendosi chiamato a consacrare la propria vita al Signore, intensifica la preghiera, recitando ogni giorno in ginocchio i 7 salmi penitenziali e l'ufficio della Madonna. Nel 1576, imperversando la peste, insieme al fratello Rodolfo, viene trasferito a Firenze presso il Granduca Francesco de' Medici, amico del padre, e lì, davanti al quadro della Vergine, nella chiesa della Santissima Annunziata, Luigi fa il voto di perpetua verginità. 3 anni dopo è dislocato alla corte di Mantova, dove decide di cedere a Rodolfo i suoi diritti al principato, che gli spettano come primogenito. Nel 1580 San Carlo Borromeo è in visita pastorale a Castiglione e da lui il dodicenne Luigi riceve la prima comunione. Quindi nuovo trasferimento, questa volta alla corte di Filippo II di Spagna, dove rimane per 2 anni come paggio d'onore del principe Diego. La decisione di entrare nella Compagnia di Gesù scatena una furiosa reazione del padre, che lo invia in varie corti, sperando che la vita brillante di quegli ambienti gli faccia cambiare idea. Ma inutilmente, e il 25 novembre 1585 Luigi entra nel noviziato dei Gesuiti a Roma, dove inizia gli studi teologici e nel marzo 1588 riceve gli ordini minori.
Al quarto anno di teologia, mentre Roma infierisce la peste, è incaricato di servire gli infermi. Un giorno ne incontra uno abbandonato in mezzo alla strada, se lo carica sulle spalle e lo porta in ospedale per curarlo, ma ne viene contagiato e muore il 21 giugno 1581. Beatificato da Paolo V nel 1605 e canonizzato da Benedetto XIII nel 1726 e tre anni dopo proclamato patrono della gioventù. Geranio. La grande famiglia dei gerani comprende circa 700 specie distribuite in 14 generi, tra cui il geranium e il pelargonium. Il geranium è il più diffuso, è originario delle zone montane dell'Europa e dell'Asia, da non confondere con il pelargonium, appartenente alla stessa famiglia ma meno rustico e poco resistente al gelo. I gerani sono piante di dimensioni ridotte, difficilmente superano i 50 cm di altezza. Alcune specie sono molto adatte per le bordure e per i giardini rocciosi e di tipo alpino. Di facilissimo attecchimento e sviluppo, il geranio richiede un livello di manutenzione molto basso. Grazie a questi pregi, all'ampia varietà e all'indiscutibile bellezza, i gerani sono sempre più diffusi nei giardini, sui balconi e sui davanzali delle finestre. Il loro vigore è straordinario. Tendono a crescere a qualunque temperatura superiore a zero. Amano il sole, ma crescono bene anche in leggera ombra. Il geranio predilige un terreno ben drenante, soffice e che non trattenga ristagni d'acqua. Numerose specie tengono lontane le erbe infestanti e sono in grado di tappezzare consistenti aree di terreno. Sono quindi piante molto versatili e belle. Il loro fascino estetico è senza dubbio legato a quell'aspetto di pianta selvatica e spontanea che le caratterizza. Con questi pochi accorgimenti, il geranio fiorisce abbondantemente. Le foglie dei gerani sono di colore verde opaco o verde grigiastro, orbicolari, più o meno lobate o dentellate. I fiori sono composti da 5 petali e riuniti a mazzetti che a volte compongono una sfera piuttosto consistente e di grande effetto. Il colore della corolla varia tra il rosa pallido e il porpora intenso, passando per tutte le tonalità del rosso, ma vi sono anche fioriture color bianco, azzurro, celeste e persino cremisi. La fioritura molto abbondante si protrae dalla fine della primavera alla fine dell'estate. Sirio, creativo, giovane e con tanta voglia di far conoscere la sua arte di compositore a tutto il globo. Lo potete trovare in internet digitando YouTube Sirio, Cronache Siderali. Cantautore, sa interpretare i suoi brani con tanta emozione e sentimento. In arte, Sirio suona la chitarra e la tastiera sin da quando era bambino e compone autoproducendo testi e musica di grande effetto. All'attivo una collezione di brani che sta presentando in Cronache Siderali Tour. Lo accompagna nelle sue serate l'amico chitarrista Pietro Franzosi. Lo troverete a Brescia presso il Castello, a seguire Castel Goffredo e poi a Borgo San Giacomo. Nel mese di luglio farà tappa a Prato al Festival delle Colline e di seguito a Pavia. Oggi Antonio è sulla nostra emittente radio e lo ascolteremo in un paio di brani scelti dalla sua collezione. Thank you.
in mezzo, con tutti gli incompresi che comprendo, perché anch'io son come loro, respirando un mondo agonizzante che trascina la terra, il cielo e il mare. Sono sommerso di plastica e rifiuti, con l'effetto che serra i miei pensieri. Sono nel mezzo tra la fine ed il dolore, qui nel mezzo la morte a volte insiste. Sole bianco in mezzo a grigi cieli di denaro e bambini con lo smartphone. Sono un coccio di vetro che galleggia in mezzo a mare di piastre di metallo. Sono assorto tra i furti e i delitti e gli immigrati, tra razzisti e fascisti, anche siamo in rete e viviamo il cambiamento di un paese su Facebook e su Twitter. Sono nel mezzo, con tutti gli incompresi che comprendo, perché anch'io sono come loro, respirando un mondo agonizzante che trascina la terra, il cielo e il mare. Sono sommerso di plastica e rifiuti, con l'effetto che serra i miei pensieri. Sono nel mezzo, tra la fine ed il dolore, qui nel mezzo la morte a volte insiste. Ho distrutto le illusioni, i falsi miti, ed ho integrato le cure di gli schizzi, ed ho calciato le facce di chi non ha rispettato la legge dei diversi. Sono nel mezzo, sono nel mezzo. Alzati! Perfetto! Se negli ingredienti per fare un uomo ci butti la creatività, l'umanità, piccole dosi di orgoglio e lo sguardo sempre semplicità, darai vita a un essere che ha troppe qualità per saper anche vivere. Mancato artista e miliardario, adesso sfoga il suo talento, la genialità. Lui canta lai, ai, 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 nonostante i suoi 30 anni gli chiedano pietà. Lui trova positività, ma un marchio maledetto nella bocca dello stomaco. Ai, 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 non gli importa il futuro, se può ridere un poco allora. Ai, 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 non gli serve un lavoro, finché campa lo stesso potrebbe cambiare il mondo o perlomeno inclinarlo. Ai, 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 lui vive lo stesso giorno. Ai, 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 lui vive un sonno profondo.
sulla quotidianità. Lui canta nonostante lo scroscio della vita che dà. Lui non conosce la verità, ma forse lascerà un segno alla fine del viaggio. Ai, 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 non gli importa il futuro, se può vivere un poco allora. giugno 2021, 18:30, Consiglio Comunale, dottora Ticca, gentilmente Massa, presente, Ferretti, presente, Vangelli, presente, Solmani, presente, Inzani, online, c'è, ma avete messo ben qui? Pizzani c'è da poco. Presente. Bollini. Presente. Albellini. Di Blasio. Presente. Giorgia. Presente. Zanon. Presente. Bravo. Capelli. Presente. Grazie. I punti all'ordine del giorno di questa sera sono la modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, la punto 3, riapprovazione del piano economico finanziario della stessa, punto 4, riapprovazione tariffe relative alla tassa rifiuti 2021, punto 5, aggiornamento sul rendiconto gestione 2020, punto 6, variazione al bilancio di previsione 21-23 e punto 7, conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Partiamo come diritto con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente che si è svolta il 26 di maggio, le deliberazioni dalla numero 26 alla numero 28. Chi vota a favore? Grazie, lo facciamo se non sbaglio da remoto. Quindi di là di Milzani che ha un previsto familiare, siamo tutti presenti, quindi buon auspicio di ritorno, aspettiamo alla stabilizzazione della situazione. Il punto 2 è la modifica al regolamento per la disciplina della TARI, che come ben tutti sappiamo è la tassa rifiuti. Innanzitutto recepiamo quella che è una disposizione normativa data inizialmente di natura europea e che poi il decreto legislativo, il 116 del 2020, ha tradotto e recepito. Di fatto il rifiuto urbano è stato uniformato alla disposizione comunitaria. Non esistono più rifiuti assimilati, ma i rifiuti sono rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e pericolosi. Quindi ci sono delle modifiche al nostro regolamento semplicemente per questo aspetto di natura lessicale e di terminologia specifica.
Recepiamo poi l'introduzione del canone unico patrimoniale che sostituisce il tributo giornaliero, che diventa di fatto un canone unico rispetto alla disciplina che era previgente. Quindi anche qui un recepimento di una disposizione sovraterritoriale. E in ultimo inseriamo quanto previsto a livello di disciplina nazionale, e qui c'era un piccolo range da poter determinare, relativamente a quelle proprietà site sul territorio da parte di coloro che vivono all'estero e che non sono né locate né date in comodato a parenti, e questo comporta il fatto che possono avere un beneficio nel tributo pari a una riduzione dei due terzi esattamente. Quindi sono di fatto tre le modifiche che andiamo a recepire, e salvo questo piccolo range di determinazione sul valore due terzi e un terzo, di fatto è un recepimento di una disposizione sovraterritoriale. Se ci sono interventi relativamente al punto 2, metto allora grazie in votazione e mettiamo il punto 2, modifiche al regolamento della disciplina della TARI. Voto a favore? Anche Milzani ha dato segni di vita, mi fa piacere. Ciao Andrea. Punto 3. Benissimo, grazie segretario. Vi chiedo la votazione per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie. Il punto 3 è la riapprovazione del piano economico finanziario della TARI. Quindi restiamo in tema tassa di rifiuti. E riapprovazione perché è già stato approvato, ma sono intervenute delle modifiche rispetto a quei comuni che hanno deciso di mantenere invariate le impostazioni, e quindi noi che prendiamo come riferimento il 2020, la RERA è subentrata con una disposizione normativa che ci dice no 2019 come parametro. Cosa cambia per i cittadini? Nulla, perché il nostro monte quadro, il piano economico finanziario resta a 509.000 euro, e c'è stata una leggera ripartizione, è stato riequilibrato la voce della parte fissa che va leggermente in aumento e la parte variabile che va leggermente ad assottigliarsi. Nello specifico di 218 la fissa e di 280 la variabile. Quindi noi andiamo a riapprovare di fatto l'invarianza dei saldi, come si suol dire. Se ci sono interventi su questo punto, grazie, ne metto in votazione. E chi vota per la riapprovazione del piano economico? Grazie, anche questa la mia immediata esecutività, essendo una tariffa in corso. Grazie. Andiamo spediti sul punto successivo, che prevede la riapprovazione delle tariffe relative alla tassa di rifiuti, che come potete immaginare, e non mi dilungherei se lo consentite, è un atto conseguente del punto di cui sopra. E anche da questo punto di vista non vi sono dei parametri che vanno a incidere, poiché il saldo per ogni cittadino rimarrà invariato. Poi vedremo invece, ci saranno comunque delle novità, soprattutto per quelle attività produttive e o per quei cittadini che hanno avuto delle difficoltà economiche nell'anno, per la quale poi vi dirò rispetto ad alcune attività su cui potremo andare a girare. Quindi metto in votazione la riapprovazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti anno 21. Chi vota a favore? Immediata esecutività, chi vota a favore? Vi ringrazio. Il punto 5 recita l'aggiornamento del rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione numero 24 dell'aprile del 21 a seguito di compilazione e certificazione Covid di cui ha. Ci sono una serie di appunto riapprovazioni, poiché siamo stati abbastanza previdenti nel deliberare i tempi che sono stati assegnati da parte del governo, ma che poi ha dato modo a tutta una serie di ricognizioni e di novità in tal senso, che hanno comportato quindi
delle modifiche. Cosa vuol dire? Che noi già approvando il cosiddetto consuntivo 2020, do atto al Consiglio Comunale che rispetto a quanto cristallizzammo in quella deliberazione dell'aprile, ci sono dei fondi vincolati che invece sono aumentati. E in modo particolare segnalo il fondo 106, legge 34-2020, che cristallizzando 45.000 euro, in realtà sono 93.000 euro, e il fondo per le riduzioni tali che recepimmo come dato assodato 12.400 euro, e invece anch'esse sono aumentate a circa 29.000 euro. Allora, il 106 erano 45.000 e vanno 93, mentre il fondo da destinare alle riduzioni 2020 per il 21 sono 12.000. E questo è, io sto parlando di consuntivo 20. Giustamente l'assessore Sormani mi ricorda, ci ricorda che alle somme del 20 si sommano, scusate il gioco di parole, anche il plafond per il 21. Quindi ai cittadini di Gottolengo entro il 30 giugno comunicheremo in che modo potremo agire su delle riduzioni che sommano delle giacenze 20 e 21. Quelle 21 sono quelle che ha determinato il governo per quelle che sono le attività attuali. Quelle restanti del passato perché si sono di fatto mantenute queste opportunità. C'è un lavoro in corso anche con l'assessore, con il consigliere Di Blasio per questo dialogo in corso con i commercianti per insieme trovare i possibili ausili e supporti per agevolarvi in questa fase complicata di ripartenza. Quindi per farla breve, le riduzioni tali per il 21 potremo contare sui 12.000 più i 29 e da 42.000 euro. Inoltre diamo atto che in sede di approvazione del rendiconto 20 il disavanzo era pari a 224.000 arrotondo, con un miglioramento di circa 70.000 euro al netto della quota fissa di riduzione già di 13.500 euro. Ci sono poi tutta una serie di situazioni che, se me lo consentite, non andrei a dettagliare, sono tutte di natura puramente contabile, che resta comunque ferma l'impostazione che siamo andati a comunicare nel consiglio dedicato in aprile. Quindi diamo atto di alcune modifiche migliorative che recepiamo e che potremo utilizzare nel 2021 per aiutare le casse 106 del comune per delle minori entrate e o destinarli a categorie piuttosto che a realtà che necessitano di un supporto e di un contributo. Questo è il punto 5 relativo all'aggiornamento al rendiconto della gestione 20. Se non ci sono, prego. Prego. Ci eravamo astenuti sul consiglio precedente, non è che non siamo d'accordo sul bilancio, ci mancherebbe ulteriori fondi e disponibilità, per coerenza ci si astiene. Comprensibile, grazie per la precisazione. Mettiamo in votazione il punto 5, l'aggiornamento rendiconto 2020, che vota a favore. Chi si astiene? Diamo anche per esso l'immediata esecutività, chi vota a favore? E chi si astiene? Grazie. E il consiglio di questa sera, al di là dei punti importanti che abbiamo richiamato, tratta in modo particolare del punto 6, che è la variazione al bilancio di previsione dell'anno in corso e pertanto del triennio. Le principali variazioni che vi segnalo sono riferite a un contributo regionale che abbiamo ottenuto, giusto assessore della sicurezza d'Ancelli, relativo a un bando per il rinnovo del parco auto della Polizia Locale. Salvo integrazioni che volesse rendere conto l'assessore, 25.385 a carico di Regione su una spesa complessiva di 31.000 euro.
Questo vuol dire che il comune di Gottolengo e il comune di Gambara integreranno con circa 3.000 euro per ente. Questo è un bando per la possibilità anche di andare a sostituire un parco auto vetusto, sostituzione di inquinamento e via discorrendo. E abbiamo inserito una spesa di, in entrata e relativamente anche in uscita di 10.000 euro perché quest'anno è l'anno 21, sapete che ogni decade c'è il censimento e quindi il comune si farà parte attiva per censire i nuovi scenari sociali dell'ente. Vedremo. Inserito una piccola somma per manutenzioni stradali, 4.500, ne servirebbero almeno un per 10, e l'inserimento di manutenzione per la biblioteca, che abbiamo avuto dei problemi di intemperie sul tetto e di ulteriori anche scostamenti e dovuto all'umidità, riusciremo a intervenire in tal senso. Ci sono poi importante un recepimento di entrate e spese in ugual modo sul tema della variante PGT che abbiamo e stiamo avviando. Questa è una previsione da parte nostra ottimistica e di fiducia, nel caso invece stiamo facendo recepissimo delle discrasie tra costi e ritardi e dovremo trovare le risorse per portare avanti l'iniziativa. E queste sono le principali, non le principali, ma tutte le modifiche che sono intervenute. Quindi lascerei la parola nel caso qualche consigliere volesse intervenire sulla variazione al bilancio che è già stata dalla giunta. Valgono le stesse considerazioni di un attimo fa, insomma, sul bilancio di pensione. Ci mancherebbe che alcuni rifiutassimo i soldi per prendere la macchina IVA, perché no, perché grazie consigliere, mettiamo pertanto in deliberazione la variazione al bilancio in previsione 21-23. Vota favore? Chi si astiene? Per procedere con l'attività immediata esecutività? Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Procediamo attraverso l'ultimo punto all'ordine del giorno che recita il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Non vi nascondo che ci ho pensato in un paio di occasioni rispetto a questa deliberazione perché personalmente non sono un particolare fan dello strumento della cittadinanza onoraria. Questo perché in questi anni di mandato ho comunque sempre voluto improntare la nostra attività con un taglio strettamente amministrativo e per non lasciare adito a tutta una serie di strumentazioni, mio giudizio ovviamente personale, legate alla politica che sovente per anche legittime battaglie di identità e ideologia utilizza questo strumento per creare pathos dal punto di vista identitario. Non che io sia contro l'identità, ci mancherebbe, viva Dio, però questa è una breve introduzione. Ovviamente mi sono convinto non solo per la portata che ha assunto poi l'iniziativa a livello istituzionale, in particolar modo l'ANCI, associazione che frequento e vivo dal punto di vista istituzionale, ma anche perché il Milite Ignoto rappresenta nel suo essere ignoto un'idealità e non un'attribuzione o una identificazione con una persona fisica. Detto ciò, vengo in futuro nel riconoscere grandi personalità, piuttosto che altro, cittadinanza onoraria o ai illustri concittadini che si distinguono, si distingueranno per vissuto o encomi che vanno ad ottenere. Quest'anno ricade il centenario, quindi novembre 1921, di quella grande manifestazione che coinvolse davvero tutto il territorio nazionale e le tante famiglie che videro tanti nostri concittadini, confratelli, caduti nella prima guerra mondiale. Fu un evento drammatico, un evento di portata non solo secolare ma anche che resta e resterà nella storia dell'Italia non solo, e il pathos che poi portò in tutte le cittadine, i borghi, le borgate a erigere
dei monumenti a perenne memoria per i caduti e per i militi d'ignoto nacque proprio da questa sensibilità di tutto quello che fu l'iniziativa legata proprio all'accumulazione all'altare della Patria Roma di questo simbolo del soldato senza nome che con altri 11 commilitoni non identificati rappresentavano questo dramma e questo anche segno di grande orgoglio nazionale per chi con grande encomio, zelo e consenso della patria si dedicò a queste iniziative internazionali. E quindi questa sera portiamo questa deliberazione che di fatto recepisce questa iniziativa nazionale e che conferisce questo ricordo, questa sensibilità a un valore che credo sia indiscusso e indiscutibile, quello del grande senso di appartenenza alla patria e di senso del dovere che ha contraddistinto una generazione particolarmente importante e lodevole. Prego degli interventi in tal senso. Personalmente ritengo questo, hai detto nazionale, un'iniziativa regionale. È un'iniziativa nazionale che poi è stata arginata e diffusa nei comuni lombardi della Lombardia su indicazione dell'ANCE. Nello specifico l'iniziativa è stata portata avanti dai decorati di medaglia d'oro al valor militare e quindi questo riconoscimento repubblicano che poi ha avuto il supporto anche dell'ANCE. Però ecco, i patrocinatori sono il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare. Quindi nazionale è tutto personale, siccome vedendo queste cose un pochino più per intendersi, io personalmente dichiaro la mia non contrarietà, ma anche qui un'astensione giusto per non. Non voglio. Come te definite su? Personale. Personale. Un po' più ruse. Ma no, non sono personale, non mi. E a titolo personale. No, ci mancherebbe. Non è patriota. Non ce ne ero. No, non amo molto queste cose. Io ho già finito, quindi mi astengo e i miei colleghi fanno perché desiderano su questo. La regola non si detta mai. No, non sono d'accordo. Se ci sono interventi dei colleghi. No, va bene, lo diamo, tanto non lo conosciamo. No, ma che si tratta? Sarebbe giusto, come dicevo prima lei, sindaco, di dare la cittadinanza di Gottolengo, perché qui si parla di dare la cittadinanza a qualche persona davvero che non di Gottolengo magari ha dato, ha contribuito. È stata una persona importante per il nostro paese. Ecco, su questo se posso dare un contributo di narrazione, il conferimento al milite ignoto significa conferirlo a tutti quei caduti che hanno intrapreso quella importante battaglia, non solo i caduti, coloro che con onore si dedicavano alla patria, e soprattutto coloro che invece non hanno trovato nemmeno l'onore nel poter anche trovare una cristiana e decorosa sepoltura. Quindi al di là delle battute simpatiche, per quanto sarà nostra cura anche il 4 novembre ricordare questo centenario e dare onore al di là delle sensibilità di ognuno a quella che è stata una indiscussa comunque senso di ammirazione e di rispetto a chi volontariamente o non volontariamente si è ritrovato a dover essere presente e rispondere al dovere. Per parte di dispersi. Certo, dispersi. Assolutamente sì. È quello che dicevo prima a Elio, perché adesso Elio è più giovane, io sono più anziana e io è vero che sono nata alla fine della guerra, però ho risentito di tutto il periodo dal punto di vista familiare di tutta la tragedia della guerra. Quindi chi ha vissuto questi momenti, questi passaggi, veramente a noi ci ha segnato come famiglia proprio la guerra. È chiaro che quelli più giovani questo non lo sentono,
non hanno questa sensibilità di chi l'ha vissuta, ecco. E quindi il senso di volerlo portare in auge quest'oggi e poterlo anche rendere in qualche modo condiviso è proprio per il senso di mantenere viva una memoria al di là di questi strumenti che, come dicevo in premessa, non ne sono un particolare, ma un grande interprete. Quindi grazie, nel rispetto della sensibilità di tutti, mettiamo in voto il conferimento, dando comunque onore e rispetto a questi valori oggi qua. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie consigliere. Il consiglio si conclude, vediamo due avvisi, uno pure del consigliere Di Blasio e uno all'assessore Ferretti. Fatto io prima. Me lo concedi. Sì. Buonasera, allora, 18 luglio, finalmente direi dopo un anno e mezzo di inattività, guardiamo anche l'amministrazione a un futuro di speranza e di rinascita. Sul sagrato della chiesa ci sarà un concerto alla Banda Faber, patrocinato dal comune di Portolengo, comune 18 luglio alle ore 20:30, sagrato della chiesa, patrocinato dal comune di Portolengo insieme all'associazione dei commercianti, Provoco e Oratorio. Questo concerto vuole essere sì un punto di rinascita e di speranza, però guardiamo a quello che ha passato un po' tutti, in modo particolare il nostro pensiero va a tutte le famiglie che hanno sofferto di più in particolar modo il primo periodo di questa pandemia. Quindi quella sera ci saranno insieme tanti amici, in più abbiamo invitato anche il comparto sanitario, la Croce Rossa Italiana, l'ACI di Campana, il comparto di sicurezza, volontari, associazioni, il comparto scolastico e diciamo che ci apprezziamo tutti insieme per dare altro appoggio alle famiglie che hanno sofferto di più con la ripartita di un prorogato. In seguito, quella stessa sera, faremo la consiglia della distribuzione dell'attività storica e tradizionale. Due anni fa è stato, in questo consiglio, è stato declarato un regolamento che puntava direttamente a un periodo in cui le attività subivano l'inflazione in più per quanto riguarda internet, poi dopo si è aggiunta il Covid e quindi le attività tradizionali in questo paese sono state prese, tra virgolette, dopo l'emergenza sanitaria, quelle più colpite. Quindi quella sera finalmente daremo l'attribuzione per le attività storiche e tradizionali. Quindi l'invito rivolto anche a voi consiglieri di minoranza e vi aspettiamo. Grazie. Grazie consigliere, prego Ferretti. Allora volevo avvisare che per sabato 3 luglio, attorno alle 10 di mezza la mattina, ci sarà l'inaugurazione della mini centrale idroelettrica sul fiume Gandara, località Travata. Seguirà un invito formale per tutto il consiglio comunale. Ora? Sarà attorno alle 10 la mattina e produce è inferiore ai 100 kW. Produrrà energia elettrica in base alla necessità dell'acqua verso il fiume Gandara secco. È un momento per insomma, condividere con l'amministrazione comunale questa visione di produzione di energie da fonti rinnovabili, è il primo investimento reale che si ha ottenendo dopo il fotovoltaico, quindi siete invitati, arriverà un consiglio formale. Grazie, se non ci sono altre segnalazioni lancio. Buonasera, alla prossima, grazie.